Bentornati al nostro mercato ortofrutticolo, bentornati a SOS Arezzo TV. Prego. Si va sotto? L'entrata. Ci vai te, perché dopo ti danno il foglio di via. Foglio di via. Per cioè, andare in questa valle di Lacome. Ti dicono via! In questa valle di Lacome. Sai che una volta, sai come curioso di vedere come è fatto un foglio? Siete curiosi di sapere come è fatto un foglio di via? Cosa c'è scritto? Vai via. Non lo so. Vabbè, comunque sia, tante volte siamo venuti qui. Ho visto che nel piano delle opere pubbliche dell'amministrazione comunale è previsto qui la ristrutturazione completa di questo. Le notizioni. Non le parole. Ex mercato ortofrutticolo. No, a parte quello, questo vabbè, cimitero. E è previsto appunto la completa ristrutturazione, però non si prevede cosa metterci. Ma sentiremo tra un attimo il sindaco. Però nel frattempo noi eravamo stati qui più volte, l'ultima volta avevamo incontrato per caso anche il consigliere Alessandro Caneschi che abita qui davanti, perché all'interno avevamo trovato tracce di presenze, ti ricordi anche sospettavamo addirittura che ci fossero dei bambini in quest'inverno, perché c'era qualcosa che ce lo faceva pensare, c'era il cibo per terra, cioè avevamo trovato vari segni di passaggi. Ora è venuto fuori che dopo questi nostri servizi c'era stato lo sgombero da parte della polizia municipale. Poi c'è stato un altro controllo, nonostante lo sgombero queste persone continuavano a abitare qui, allora il questore ha emesso 6 fogli di via per 4 uomini e 2 donne, che quindi sembra che siano stati effettivamente sgomberati. Questo diciamo per la parte di cronaca. Chiaramente per il futuro si era parlato di farci un po' la cittadella della musica, il progetto era denigrita, però sembra che questo progetto, insomma, il comune... Abbiamo già fatto Palazzo dei Fratelli, Palazzo della Musica. Quella però è una musica diversa. Beh, veramente è la musica denigrita quella. Sì, vabbè, non è musica denigrita, sono d'accordo con te. Però sempre Palazzo della Musica, anche su... C'è stato portato anche il liceo musicale apposta su per questo motivo qui. Che è quella di Fiesole, scuola di Fiesole. Diciamo che ci vorrebbe portare... Cioè, il settore è quello... comunque artistico, quindi realizzarci qualcosa di intrattenimento, però ancora la forma, il come, il quando non si sa. Allora aspettiamo a metterci le mani, dammi retta. Quando avremo un'idea. Perché come lo ristrutturi? Apposta! Quando avremo un'idea di cosa farci, iniziamo a ristrutturarlo, perché sennò altrimenti si riesce a rispendere due volte. Uno per fare questo recupero adesso che ho visto su per giù è come lo stato esistente. E poi che si fa? Poi se fai un recupero che non è adatto assolutamente a quello che ci vuoi mettere, devi rispendere un'altra volta. Quindi risparmiamo i soldi, aspettiamo, schiariamoci le idee, vediamo cosa farci e poi dopo interveniamo. È un peccato che comunque è un'area pubblica, perché si dice che spesso il paragone magari già si fa con l'ex Lebole, che è grave, però è un'area privata, che anche lì è passata poi cavalleria. Che si fa con questa ex Lebole? Beh, bisogna mandarlo a Carrara. Non ho detto niente all'incontro, te che l'hai sentito tutto. No, è un'area privata. La variante era stata fatta dalla precedente. Non è stato detto niente, perché ancora non sono messo d'accordo con utilizzarla. Il commercio è in crisi, mi sa che tutti quei negozi che ci devono venire, mi sa che poca roba. Infatti non ci vanno. Detto questo, questa è un'area pubblica, quindi tenerla così è senza sapere il da farsi, no? Lo so, Fabio, però che facciamo? Se abbiamo l'idea di cosa farci, bene, se no aspettiamo, mettiamo la sicurezza, aspettiamo e vediamo un po' cosa fare. E in base a quello poi che decidiamo di farci, facciamo. Ecco, a proposito di messa in sicurezza, la rete ad esempio andrebbe messa in sicurezza. Se ci vogliamo fare un bel prato, è inutile ristrutturarlo e poi faccio un prato, questo è evidente. Vabbè. Se vogliamo fare un'attrezzata sportiva, è inutile metterla a posto. Allora aspettiamo, vediamo un po' cosa si vuole fare e poi dopodiché, una volta che abbiamo le idee chiare, logicamente interessiamo anche il territorio, penso che sia importante interessare il territorio e poi dopo decidiamo cosa farci. Comunque mettiamo in sicurezza perché da qui si entra facilmente. Se no con che entravano quelli che hanno avuto il foglio di via? Se non avevano passaggi come questi. Ci vediamo domani, mi sa che toccherà tornarci qui presto. Penso di sì. Ciao.